Nuovo fine settimana di Serie A all'orizzonte, programma di 20 gare al maschile. Si giocano le sfide della sesta giornata, l'ultima prima della settimana di pausa che condurrà gli impegni della nazionale maschile contro la Georgia il 2 novembre a Siracusa e il 6 novembre a Tbilisi per le qualificazioni ai campionati europei del 2020. Il programma del sesto turno di regular season mette in cima il match of the week del girone C, Team Network Albatro Fondi in diretta su Palamano TV. Sabato ci aspetta questa importante partita contro l'HC Fondi, è una partita sicuramente molto difficile, saranno 60 minuti di fuoco perché comunque sia il Fondi ha da riscattare un avvio di campionato sicuramente non all'altezza delle aspettative e anche noi abbiamo da farci perdonare questo passo falso a Gaeta. Sarà una partita molto complicata per noi e speriamo di far bene perché andare a vincere a Siracusa per noi serve. Significherebbe recuperare quei tre punti, parte di quei punti persi in partenza. Quindi cominciare a vincere a Siracusa vuol dire portarsi avanti, perché è un campo difficile. Siamo in una fase di crescita, non stiamo ancora al top, non stiamo giocando benissimo, ma stiamo lavorando per a fine di migliorare sempre come gruppo, come team. Con Albatro Fondi dunque, appuntamento in diretta sul portale www.pallamano.tv a partire dalle ore 18.30. Sempre nel campionato di Serie A maschile, nel girone A il Pressano giunge alla prova al Peria Merano da unica imbattuta del suo raggruppamento. I trentini sono di scena sul campo della formazione allenata da Prantner, che va invece a caccia della sua terza vittoria stagionale. Occhio al girone B, dove Romagna-Bologna United è la sfida di cartello. Appaiate a 12 punti in cima alla classifica, ma coi romagnoli con una gara in meno giocata, le due compagini si affrontano alla Palacabina a partire dalle ore 18.30. Balzo in Serie A femminile, dove vanno in scena invece i match della quinta giornata. In vetta nessuno vuole sbagliare, Indeco, Conversano e Ariosto Ferrara su tutte protagoniste dello scontro al vertice, già semifinale scudetto l'anno scorso, entrambe a quota 12 punti, ma il primato è a fare a 4 e allora in ballo ci sono anche Iomi Salerno ed Estense, rispettivamente opposte dal calendario a Flavioni e Alimestrino. In coda due squadre, Rossobuono e Nuoro, sono alla ricerca della prima gioia stagionale, sarde che saranno protagoniste assieme alla Messana dello scontro tra compagini isolane. Per le Venete invece la trasferta sul campo di un Cassano Magnago reduce dallo stop in casa della Casalgrande Padana e ora a centro classifica.